Abbiamo fatto una considerazione molto importante e grave. Ci pare di aver capito che la sanità ormai deve diventare privata, perché il pubblico non fa altro che soffrire, soffrire e soffrire. La cittadina, io parlo così perché sono, non io, nella qualità, l'unico, assieme a Cittadinanza Attiva, gli unici deputati a controllare, a visionare quello che avviene all'interno dell'ospedale, per poi comunicarlo in direzione. Direzione che purtroppo oggi fa orecchie da mercante. Qual è il problema grave di questo ospedale? Un po' di tutti, ma anche di questo ospedale, le liste di attesa. Non stiamo qui a fermarci, a soffermarci le liste di attesa enormi che ci sono. E allora, se dobbiamo offrire un servizio ai cittadini, dobbiamo offrirlo, che la maggior parte dei cittadini guadagna 500 euro al mese di pensione e non si possono permettere di andare da un medico, andare a pagare 100-200 euro, quelli che sono per l'indramene. Anzi, a tal proposito vogliamo dire alla cittadinanza, cosa che ribadiamo continuamente, che esiste una legge ben precisa, laddove chiesta l'intervento non è possibile effettuarlo entro i 60 giorni, con questo foglio in possesso della nostra nella nostra sede potete chiedere il rimborso delle cifre che voi spendete in indramene. Però la gente non ne vuole sentire, fa finta di non capire. La direzione lo sa e non emana nessun provvedimento, però noi siamo qui, ripeto ancora una volta, deputati a dire alla cittadinanza, state attenti che i mezzi ci sono, venite qua, vi diamo i modelli, li mandate alla direzione e verrete rimborsati. Cosa voglio dire nel prosieguo? La scintigrafia. Scintigrafia da un anno che noi andiamo avanti e dietro per un pezzo che manca. E non si riesce a fare la scintigrafia. La gente viene mandata a Enna, ad Agrigento, o vedi caso, in una clinica qua vicino. Non riusciamo a capire il perché. Abbiamo un aiuto medico al reparto, fino all'altro ieri ci siamo visti, e corre il rischio di ritornarsene al suo paese perché pare che non gli venga confermato il mandato per altro un anno, 2 anni ulteriori. Cosa significa questo? Significa che la gente può aspettare tranquillamente, scintigrafia non se ne fa, non se ne fa e non se ne farà. Ortopedia, voi pensate che è normale, a prescindere che ci sono tanti reparti accorpati nell'arco dell'estate, è normale pensare che si opera semplicemente ed esclusivamente per casi di urgenza, 2 volte alla settimana, perché mancano gli anestesisti. Vedi caso, questi anestesisti mi dicono, poi se è vero non lo so, che prendono una strada qui uscendo sulla destra che va verso, mi pare, San Cataldo o giù di lì. Se è vero non lo so, ma a me questo non riguarda. Sta di fatto che qui mancano gli anestesisti e la gente non può essere operata. Vi sembra normale che le signore in stato di gravidanza o con i vari problemi va al reparto di ginecologia e spesso per mancanza di medici in ambulatorio invece di essere visitata alle 8:30 o alle 9 viene visitata alle 11, alle 2, alle 1:30 quando capita? Noi non vogliamo dire che non si lavora perché ci sono professionisti, che siano medici, che siano infermieri, molto validi. Ci sono anche quelli che non so, sono meno validi, però lavorano alacremente, lavorano, lavorano, lavorano. E allora dico io, a che punto? Ecco, stavo sfuggendo l'emodinamica. Un altro fatto grave è quello dell'emodinamica. È quello che se sento teorico con questa scusa vogliono togliere l'emodinamica. O veramente per mancanza di medici? E perché c'è mancanza di medici? Perché non fanno dei provvedimenti di urgenza ad assumere anche temporaneamente dei medici validi per fare l'emodinamica? Allora, qual è la verità? Mancano i medici o dei sono i presupposti per chiudere questa emodinamica? E se la gente muore, che lo diciamo? Vabbè, tanto. Se io medico ho bisogno, dove vado? Vado dal mio collega fuori sede, mi serve tranquillamente. Il povero pensionato dov'è? In ospedale che. Mi dispiace, non c'è nemmeno. E che fine devo fare? E qua può morire, la sala mortuaria ce l'abbiamo. Non è, cosa voglio dire? Voglio dire che è grave, è grave. Che nessuno si permetta più di dire che questo ospedale va bene. Ci sono molti problemi da portare avanti, però qual è la mia rabbia? La mia rabbia è che essendo rappresentante della cittadinanza e sentendo tutte le lamentele della gente, soprattutto della povera gente, non è possibile che si debba soffrire in questo modo. Per quanto riguarda l'emodinamica, parlano di turni di 72 ore.
a turno di 72 ore. Cosa si fa in 72 ore? Se arrivano 5, 6, 7 che stanno morendo. Poi un'altra cosa che ho dimenticato, a me mi piace scherzare. Se tu vieni in ospedale per una visita prenotata dopo un anno e mezzo, dopo 6 mesi, 7 mesi, tu trovi il medico gentile ma ostico, infastidito. Però se vai in intramenia, signora, si accomodi, come sta il cagnolino, come sta la sua marita? Una gentilezza immensa, una squisitezza immensa. Certamente, pagando, o si è gentile o si è gentile. Dottore, niente, mi fermo qui, lasciamo stare, mi fermo qui. Questa è la realtà.